Marchetto, il verde, collinare, una strada in salita. Eccomi, eccomi dopo le mie fete biscottate con la pan di stelle crema, sono a cercare di smaltire, ma non quelle che ho mangiato stamattina, quelle che ho mangiato da 2 anni a questo seguito. Quindi la cosa sarà ardua, sarà complicata. I miei cani sono più da divano che da salita. Io pure, infatti, mi sono presa 2 cani da divano, non per altro, perché sennò mi prendevo 2 cani da slitta. E mio marito è, non lo so da che cosa, da letto. È da letto nel senso di dormita, infatti anche lui me lo sono scelto per quel motivo lì, perché sennò mi prendevo uno che faceva le scalinate, le scalate, le... va bene, avete capito? Quindi insomma siamo tutti un po' affaticati e ci stiamo domandando perché l'abbiamo fatto e perché lo stiamo facendo, perché non abbiamo ancora fatto niente. Abbiamo fatto a malapena mezz'ora di tragitto e... stiamo cercando idealmente di percorrere la strada che raggiungerà i monti che sono tra Levanto e Monte Rosso, quindi Monte Bardellone. Ma non so che l'abbiamo già fatto noi qui. Non penso che ci arriveremo. Sì, era molto buio. Comunque, in questo momento abbiamo appena sorpassato un paesino sopra Levanto, in direzione sempre verso Monte Rosso, che si chiama Ridarolo. Lo abbiamo appena sorpassato, i cani hanno fatto pipì, pupù, hanno fatto tutto quello che dovevano fare. E adesso ci stiamo appunto arrampicando e abbiamo scelto, ragazzi, mi piacerebbe tanto parlare con voi, ma sono morta. Abbiamo scelto di, perché è caldo, è una bellissima giornata, anche se in realtà vedo qualche nuvolettina all'orizzonte, ma ci sembrava sprecato passarla comunque anche se in terrazza, all'aria aperta. E quindi abbiamo detto proviamo, però vi dico la verità che non ve lo so dire. Il piccoletto è la prima volta che facciamo qualcosa del genere col piccoletto, ma per il momento è un ruspetto, nel senso che invece di fare un passo lui ne fa 8, però non so neanche poi come arriverà a fine giornata. Rocco invece è come me, arranca, cerca di andare, ma... piano, riposati un po', Rocco. Ti devi riposare un pochettino, se no non ce la facciamo, amore, a fare proprio niente, eh. Salita, davanti a me sempre salita. Guarda che il brunetto mangia. Dobbiamo stare attenti perché lui mette il muso a terra e fa come il formichiere. Fa così il formichiere? Guarda che bei scalini da poterci sedere un po' e mangiare un pezzo di pane col salame che non abbiamo. Che dura la vita, ragazzi. La vita è dura. Ma vaffanculo. Dovevamo fare la piada pizza. Ma siccome non so se arriverò stasera... Mo aspetta Rocco, perché sennò a voi vi vedo andare via e si sforza troppo.
chiaro. Sì, il mare. E noi siamo in mezzo al niente. Amori bravi! Siamo qua seduti per terra, ragazzi. Abbiamo fatto 3 km e 600 metri più o meno. Ora ci siamo fermati un attimo per far bere i cani. Gli diamo la pappa. E mangiamo qualcosa anche noi. Ok, allora abbiamo bevuto l'acqua. I cani hanno mangiato la scatoletta. E noi abbiamo mangiato questi qui, che sono buonissimi. Io amo i canditi. Hanno mandorle, ananas, anacardi, papaya e cranberries. Quindi tutte le cose candite le abbiamo finiti. E poi abbiamo portato dei biscotti ai Ringo. Questi qua è Ringo con la crema, no? Adesso io no. E Ringo con il cocco e i cereali. E poi abbiamo preso delle fette biscottate per i cani. Ma di Dio! Comunque siamo sempre seduti per terra. Ora ci riposiamo ancora 5 minuti e poi ricamminiamo. Riposare? Non io. Mare! Mare! Fin dalla montagna, mare, e noi siamo qua che arranchiamo. Bru, però scusami, Brubri, tutto a posto? Ok, arrivati, siamo arrivati in cima alla strada Carabile, quindi siamo sul monte Bardellone, abbiamo fatto quasi 6 km, ora qui però c'è vento, cioè c'è un po' l'aria fredda e quindi mi sono messa il giubbino e ora mi hanno chiamato i miei che ci hanno raggiunto ovviamente con la macchina e quindi li stiamo aspettando, non so però dove stanno, da dove arrivano. Quindi adesso siamo messi in un punto al sole, tanto ci riposiamo un attimo e li aspettiamo. Poi noi vorremmo andare giù sempre a piedi, però comunque adesso vediamo un attimo. Sono morta, i cagnetti sono più furbi di me. Ok, la situazione è che andiamo per la via del ritorno. Abbiamo pensato se fare cambiare strada, ma in realtà rifacciamo quella che abbiamo fatto. Abbiamo visto i miei, mi sono dimenticata di riprendere perché mi hanno confuso il cervello, cioè mia madre mi ha confuso il cervello, nel senso che comunque lei mi è venuta per soccorrerci e portarci giù. È venuta con praticamente il sacchetto, la borsa frigo del picnic alla napoletana, cioè nel senso con due panini col salame, una mela, tre aranci, succhi di frutta, cioè nel senso ho fatto niente nervoso perché io non, cioè non volevo andare giù in macchina, nel senso, però ovviamente vedere la macchina ti fa venire voglia di andare in macchina. Non voglio mangiare perché sennò è inutile, che ho fatto 6 km almeno adesso, anche perché poi è più difficile andare giù, e lei invece arriva con tutto ogni ben di Dio, quindi nel senso mi ha fatto venire il nervoso, nel senso, cioè, buono del termine. Siamo? Sì. Quindi nel senso, non perché povera donna, lei l'ha fatto con, però nel senso io non volevo, cioè, avete capito? E quindi ora ce ne stiamo andando giù. Ecco qua inizia praticamente la via del ritorno e qui ho fatto partire l'altro allenamento. E andiamo. Non mi aspettate, amori miei? Fa freddo, amore, vuoi qualcosa? Vuoi il QA? Ok, allora diamoci dentro. Go! Guardate che bello il sole che pian piano inizierà il suo percorso verso il tramonto. E noi continuiamo la nostra strada in discesa nel sentiero tra i ricci di castagne, vero Batufoli? E questa è tutta la vallata. Ridarolo, siamo davanti alla chiesa di Ridarolo, questo bellissimo borgo delle frazioni di Levanto, e noi praticamente concludiamo qui. Là il sole sta per tramontare e da qua arriviamo e da qua dobbiamo andare. Ok, abbiamo fatto anche merenda, ma
comunque erano i ring e i cereali, abbiamo finito anche l'acqua, sono avanzata solo una cosina di fette biscottate, ma noi abbiamo un pezzo di fetta biscottata. Comunque è avanzata, sì, comunque siamo sul calare del sole, siamo sul calare dell'arrivo, insomma siamo tutti sul calare e in totale abbiamo fatto, quindi quanti chilometri avremmo fatto? 10-12, ma in salita abbiamo fatto tutte le scelte. 10-12 in salita, vabbè, insomma, comunque siamo arrivati, dobbiamo ancora arrivare a casa, se mi ricorderò accenderò il telefono, tra l'altro mi devo anche lavare le scarpe in una maniera incredibile con le saldiette, i bambini belli sono qui, tutte e due, bimbi! Eccoli lì, e spero di riaccendere il telefono dopo. Comunque volevo dire che insomma siamo arrivati quasi a casa, che quindi insomma ormai diciamo che siamo arrivati, il più l'abbiamo fatto, quindi se o ci vediamo dopo o da quel di Ridarolo è tutto. Ragazzi, ho riacceso il telefono per farvi vedere questo spettacolo all'orizzonte del sole, è veramente veramente una conclusione bellissima di una meravigliosa giornata. Avrò vinto l'Inter. Ma chi se ne frega, noi stiamo ancora qui e dobbiamo fare sto sentierino per arrivare insomma nel paese e poi ce ne andiamo a casuccia, vero bimbi? Sì, e quindi niente, ciao, vi vediamo, una buona giornata a tutti, ciao. Non si lo sì.